Non c'è tempo e spazio per un toto assessori, ma se nuova giunta ci dovrà essere, dovrà prevedere persone che assicurino competenza e dedizione. Una decisione presa per il bene della città e dei cittadini. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il sindaco Nicola Giorgino ad azzerare la giunta comunale di centrodestra sabato mattina per cercare di dare una vera sferzata all'amministrazione comunale della città di Andria. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, sia la parte politica che quella dirigenziale ed amministrativa. Diversi i provvedimenti infatti. Non ancora chiusi inspiegabilmente. L'azzeramento della Giunta non è partita da una crisi politica o da rivendicazione, è partita dalla circostanza che purtroppo sono alcuni mesi, acuiti dal fatto che negli ultimi due mesi ho avuto problemi personali di salute. In cui, come sempre, rispetto agli obiettivi di mandato assegno dei cronoprogrammi agli assessori che si devono interfacciare con gli uffici per risolvere una serie di situazioni che riguardano i cittadini. Purtroppo, negli ultimi 4-5 mesi abbiamo avuto un ritardo pazzesco rispetto alla risoluzione. Di tante problematiche. Ci sono bandi che non escono per quanto riguarda la piscina comunale, ci sono bandi che non escono per quanto riguarda la gestione di tematiche ambientali, ci sono bandi che non escono per quanto riguarda la pubblica istruzione, i settori sociosanitario, ogni settore. Chiaramente gli assessori hanno difficoltà a interloquire con il dirigente con la macchina amministrativa, ma questo non è tollerabile. Anche perché se il rimbalzo è parliamo col sindaco, io uno sono e non posso occuparmi di tutte le problematiche dei cittadini e oltretutto anche fare anche da centralino, perché i cittadini chiamano direttamente al mio telefonino, se è inutile la presenza dell'aggiunto, è inutile la presenza della macchina amministrativa, allora è bene ovviare attraverso una razionalizzazione delle risorse. Siccome ritengo che questo non sia, occorre sferzare, dare un indirizzo ben preciso perché si amministra l'interesse dei cittadini e io non ho mai voluto tirare a campare, perché se in questi otto anni abbiamo trasformato Andia, l'abbiamo fatto grazie a un lavoro in cui io personalmente mi sono sacrificato 17 ore al giorno, ma credo anche tanti altri. Allora bisogna riprendere un piglio di determinazione, competenza, senza dedizione e assoluta abnegazione. C'è ecco, stato anche un richiamo forte ai eh, dirigenti e di fatto poi un po' alla macchina amministrativa oltre che alla politica. Perché nonostante in passato abbia adottato un provvedimento di sospensione dei dirigenti cercando di andare in una certa direzione, in questo ho chiaramente l'azzeramento della Giunta, ho notato che i dirigenti hanno ricominciato con un'esasperata conflittualità rispetto alla risoluzione delle problematiche o a rivendicare, magari non i dirigenti, altre parti della macchina amministrativa, alcune situazioni di incentivi da un punto di vista economico senza pensare alla risoluzione dei problemi. Io voglio dire che i dirigenti e i funzionari... In posizione organizzativa hanno piena autonomia anche nell'osservanza degli orari e negli ultimi mesi ho registrato che alle 14 in, in, negli uffici non c'è più nessuno. Quando si hanno responsabilità, fatte le dovute eccezioni che sono sempre quelle che confermano la regola, quando si hanno delle responsabilità e si hanno degli obiettivi da de raggiungere si lavora senza guardare all'orologio perché si amministra l'interesse dei cittadini, soprattutto in un momento in cui c'è una grande crisi socio-economica e la celerità e la tempestività nel dare le risposte è fondamentale. Per aiutare le, la comunità a risolvere i problemi che bisogna affrontare. Dal punto di vista uh, puramente politico, invece, che cosa si attende adesso, anche e soprattutto dai partiti politici? Ma uh, i partiti sanno bene il mio modus, operandi dal 1 aprile 2010. D'altra parte l'ho messo subito ben in chiaro. Ho sempre detto che si amministra nell'interesse dei cittadini. Mi aspetto. Un confronto, come ho sempre fatto, con la dovuta tranquillità e la serenità, ma rispetto a designazioni che devono avere come presupposto la esperienza, capacità amministrativa e soprattutto la piena abnegazione e capacità anche di saper incidere da un punto di vista dei processi decisionali, perché sono tutti. Infatti, nel mio provvedimento di azzeramento non ho fatto nessun riferimento a qualità personali, perché sono tutte persone stima stimatissime e senz'altro degne di ricoprire ruoli all'interno della società. Ma è un conto avere esperienza di carattere professionale o esperienza di carattere lavorativo, è un conto avere esperienza di carattere amministrativo, perché ribadisco, i processi decisionali bisogna saperli governare e saperli guidare, altrimenti si rischia che poi tutto ciò che riguarda la comunità ha un ritardo e questo dopo i tanti sacrifici fatti non lo posso permettere o non è mia intenzione, ecco, io ribadisco il mio pensiero, perché tirare a campare per stare a fare il sindaco, l'amministratore e non risolvere i problemi dei cittadini non mi appartiene. Se non c'è questa possibilità o questa volontà, è bene che venga un commissario straordinario che assume tutti i poteri intorno a sé e proceda nella speditezza che merita la città.